Bene, la tensione è alta, quindi direi che possiamo cominciare. Io sono Andrea Stirner, mi interesso in generale di sicurezza informatica da parecchio tempo. Sono qui a Gone e Fuji per fare pubblicità a un'azienda in maniera chiara. Questa è una presentazione per aziende, quindi nessuno di voi ha interesse di nulla. Comunque, sostanzialmente, mi interessa in sicurezza informatica, ho fondato un'azienda che si occupa di questo. Più interessante e di cui parlo con più piacere sono i progetti liberi a cui partecipo, e in particolare vedete tutti l'ultima riga? Per sapere, perché vedo basso lo schermo. In particolare collaboro con l'ISECOM al progetto HackerSize, quindi pubblicizzo ad ogni volta che parlo in pubblico. Io ho la dipendenza del parlare in pubblico, quindi lo faccio molto. Progetto HackerSize è un corso meraviglioso pensato, progettato all'ISECOM per le scuole superiori e per i ragazzi delle scuole superiori, per metterli in guardia, per renderli responsabili nell'utilizzo degli strumenti internet. Ne parlo sempre, chiedo sempre aiuto al pubblico, perché magari qualcuno che lavora nelle scuole c'è, perché ho collaborato alla stesura, mi piacerebbe riuscire a portarlo. Una volta ce l'ho fatta, però il format è difficile, è un corso con molti capitoli e servirebbero 20-40 ore per farlo bene. Nella scuola italiana è difficile proporlo. Per questo abbiamo fondato il progetto Scuola, l'ultima riga, del quale il sito non c'è. Se qualcuno sa fare siti qui dentro e vuole dare una mano, è una cosa collaborativa. Attualmente fra me e Marco De Stefani, che è un famoso informatico forense del Trivento, e abbiamo portato la prima edizione al De Ganotti qui a Udine, è andata molto bene, ci siamo divertiti, i ragazzi anche, e hanno imparato sicuramente qualcosa di importante. Ripeto, sul sito non c'è niente, perché né io né Marco né Stefano facciamo siti, magari qualcuno di voi può darci una mano. Entriamo in quello di cui parliamo oggi, di definizioni così forti ce ne saranno molto poche, parliamo di sicurezza informatica. E per introdurla credo che sia importante parlare di confidenzialità, integrità e disponibilità dell'informazione. Allora, la sicurezza informatica è un insieme di misure, l'avevo definita scienza alle volte, però mi sembra un po' forte come affermazione. Comunque, di carattere organizzativo, tecnologico e procedurale, mirate ad assicurare queste tre cose qui. La confidenzialità dell'informazione è una caratteristica dell'informazione che mi garantisce che soltanto chi può accedere a una determinata informazione possa effettivamente accedere. L'integrità: qualora questa persona o ente o soggetto acceda a questa informazione, deve essere certo che questa informazione non sia stata modificata, sia quella che effettivamente si aspetta di trovare, senza doverlo verificare personalmente. Disponibilità dell'informazione: nel momento in cui un'informazione mi serve, devo poterla avere, non devo poterla avere in un altro momento o magari mai più. Devo averla quando mi serve. La sicurezza è quello di cui parliamo, ma nello specifico oggi ci interessiamo ad attacchi informatici contro persone ed aziende. Per queste cose ho pensato di fare due esempi: attacchi informatici a persone sui grandi numeri o a strascico, quello che generalmente succede adesso su internet, che è il pericolo maggiore su internet, e attacchi mirati, perché vanno bene, sono molto vicini agli attacchi sui grandi numeri, però si utilizzano in ambito aziendale, quando si vuole colpire un bersaglio preciso e non colpire nel mucchio. Vedremo come e perché vengono portati a termine, quali sono i rischi sia per le persone che per le aziende, e poi un'interpretazione, perché poi non è che ci sia una verità su dove sia il problema di queste cose. Di certo è un grosso problema, è un problema sociale, di salute pubblica, perché essendo tutti interconnessi vi faccio notare che il problema di sicurezza del mio vicino di casa o di chiunque nel mondo è anche un mio problema. E quindi dove nasce il problema? E delle possibilità per risolverlo. Non parliamo di tre cose bellissime, di cui è sempre bello parlare, che sono l'e-governance, ben scritto, regole e strategie informatiche messe in atto dagli stati. Non parliamo di warfare, che
mi piaceva usare la parola perché mi piace la parola, ma soprattutto mi piace disambiguare questa parola perché spesso si parla di guerra digitale. Il cyber warfare non è guerra, ma è ostilità fra gli stati, e gli stati se ne fanno e se ne fanno continuamente. Noi parliamo di attivismo, di attivismo politico effettuato attraverso lo strumento tecnologico. Perché preparo questa conferenza, ve l'ho detto, per pubblicità. Mi piace fare la prima, ho detto un'università, perché posso essere molto schietto sulle mie motivazioni. Ma la questione principale non è tanto la pubblicità, quanto il fatto che io ho visto una crescita di incidenti informatici nel 2014 rispetto al 2013 che è spaventosa. Leggo sempre i rapporti delle associazioni che si interessano o degli enti che si interessano alla sicurezza informatica, ma non mi ero mai reso conto così sulla mia pelle che questa cosa fosse così. Ecco, nel primo quadrimestre Linkspirit ha preso parte a 200% in più, che vuol dire quasi tutto il tempo, su clienti nuovi tra l'altro, di casi di incident response, e quasi sempre erano evitabili. Nel senso che pianificando o sviluppando architetture sicure per design e non perché in seguito ad un attacco si fa una toppa, sarebbe stato possibile evitare la maggior parte di questi, non tutti, perché un DDoS chiaramente non si... un attacco distribuito su una macchina chiaramente non si può evitare molto facilmente, si può evitare. E si sarebbe potuto gestire tutto in maniera più facile, più rapida, coinvolgendo meno persone, facendo figure meno brutte per le aziende. Quando un'azienda è sul mercato e deve coinvolgere tutti i suoi fornitori e anche qualche cliente perché è sotto attacco, sta facendo delle pessime figure. Questo mi piace metterlo perché magari non tutti sanno che è una cosa forse banale dentro un'università, ma hacker e cracker sono due figure molto differenti nel panorama informatico. Spesso ci si riferisce, si parla di hacking e ci si riferisce all'hacker come al pirata informatico. Questo non è così, il termine è utilizzato in maniera impropria. L'hacker, o meglio, voglio parlare del pirata informatico oggi, quindi il pirata informatico è mosso dal profitto quando fa delle azioni criminali attraverso lo strumento internet. L'hacker in generale non compie azioni criminali, ma si interessa della sicurezza dei sistemi in sé. Per lui è una questione di conoscenza, una sfida intellettuale riuscire a scoprire le vulnerabilità dei sistemi e non necessariamente utilizzerà queste competenze per fare a fine malefico. Si disambigua anche parlando del cappello che queste persone utilizzano. Si parla di white hat, cappello bianco per l'hacker, e black hat nel caso di pirata informatica. Bene, ma veniamo al dunque, abbiamo parlato di soldi, di profitto, cosa fa il pirata informatico? Allora, sfrutta vulnerabilità del software o anche di persone e lo fa per ottenere accesso abusivo a sistemi, a software. Importante credo sia anche dire cos'è una vulnerabilità. Una vulnerabilità è un errore introdotto in un software da chi lo ha, in un sistema, in un'infrastruttura, da chi l'ha pensata, l'ha progettata, che permette, sfruttando questo errore, di fargli fare qualcosa per cui non era stato progettato. E quando intendo far fare qualcosa per cui non era stato progettato, intendo effettivamente un po' tutto quello che può venire in mente. Per esempio, se parliamo di un software in esecuzione su un computer di una qualunque vittima, fargli eseguire del codice che il programmatore che ha sviluppato quel programma in esecuzione non aveva nemmeno scritto. Per esempio, fargli spedire tutti i documenti che contiene verso l'attaccante. Oppure, se parliamo ad esempio di reti telefoniche, voi, far inviare copia della comunicazione verso qualcun altro che potrà ascoltare, registrare o qualcosa del genere. Bene, per arrivare a come sfruttiamo queste vulnerabilità, oggi parliamo di attacchi sui grandi numeri, cioè attacchi alle persone, e parliamo in particolare di phishing e di attacchi alle password, che sono probabilmente i due più diffusi.
e molto pericolosi. Questo mese ho fatto due incidenti al posto, attacchi alle password, che significa sostanzialmente, detto così sembra grandioso, ma si tratta di persone che lavorano in aziende che hanno scelto parole che stanno dentro ai dizionari della lingua italiana come password. Il phishing però, partiamo da questo, viene attuato mediante messaggi privati, prevalentemente ma non solo, come email o pubblici come contenuti web. Infine è quello di far visitare una pagina all'utente che riceve il messaggio, una pagina web in realtà si dovrebbe dire scaricare, accedere ad un contenuto web, perché non necessariamente bisogna scaricare la pagina. Gli obiettivi sono prevalentemente due. Uno è portarlo a inserire le proprie credenziali, vedremo chiaramente un esempio che non mi perdo adesso, oppure per esempio attaccare la sua postazione sfruttando una vulnerabilità e perderla in controllo. Importante, cosa che spesso frega, è che il messaggio non necessariamente arriva da chi non conosciamo, può arrivare anche da chi c'è molto vicino. Questo è un esempio, la data non c'è, una delle ultime, ma immagino che tutti riceviamo email di questo tipo. In questo caso PayPal mi diceva, questa è una mail che è arrivata a me, mi diceva guarda, ho aggiornato le condizioni d'uso, e fai clic qui per leggere gli aggiornamenti. Ho riquadrato in rosso l'indirizzo di emittente, che è paypal@paypal.it, e sotto, non so se lo vediate, spero di sì, l'indirizzo internet a cui punta il collegamento, clicca qui. E lo leggo perché magari non lo vedete, zoiainteriors.com/slbz.php. Già questo suona un po' strano, però andiamo avanti. Se io faccio clic su clicca qui, questo non lo dovete assolutamente fare, è stato fatto da una postazione sicura, che significa non collegata ad altro che ad internet e che distruggerò dopo aver fatto la mia analisi di cosa succede. E come vedete l'indirizzo è quello che vi ho detto, zoiainteriors.com/slbz.php, e c'è la pagina di PayPal. Probabilmente aspettano che io inserisca il mio indirizzo email e la mia password. Al di là del fatto che questa mail di phishing è arrivata a un indirizzo che non era iscritto a PayPal, già questo doveva andare a pensare. Effettivamente il collegamento è sotto interessante, spero lo vediate, perché effettivamente vedo lo schermo basso. Hai dimenticato l'indirizzo email o la password, cioè questi vogliono rubarmi le credenziali e mi danno anche la possibilità di collegarmi a PayPal per farmele ridire e poi inserirmi. Ma posto che già a questo punto una grande percentuale di utenti inserisce le proprie credenziali, come faccio io a sapere che questo è phishing? Allora, in questo caso quello che succede è che l'utente viene convogliato qui, il sito sembra effettivamente quello originale, l'utente quindi inserisce tranquillamente le credenziali, l'attaccante se le salva e la maggior parte delle volte lo reindirizza verso il sito originale, così l'utente nemmeno si accorge di quello che è successo. Si stima che il 70% delle volte l'utente non si accorge di niente. Ma cosa c'è dietro in realtà? Allora andiamo a vedere. La mail mi è arrivata da paypal@e-paypal.it. Vado a cercare, ho utilizzato il comando whois, vabbè non serve sapere cosa fa, le informazioni sui domini internet. Il dominio internet ipaypal.it nemmeno esiste, mi dice available, è disponibile se lo vuoi puoi averlo. Sotto vedete vado sul grande venditore dei domini internet d'Italia, che è Aruba, e stavo completando la procedura di acquisto, nel senso posso comprarlo davvero, la mail è arrivata da un dominio inesistente, questa è la questione. L'utente comune chiaramente non deve necessariamente saper fare queste cose, adesso ci arriviamo. Il passo successivo è, ma allora cos'è che è successo? È successo che Zoiainteriors stava su un server che è stato compromesso, cioè un attaccante ha attaccato il dominio Zoiainteriors, che effettivamente vende arredamenti per l'interno, ci ha messo dentro una pagina che serviva a rubare credenziali e poi l'ha pubblicizzato attraverso delle mail fasulle che partivano da un indirizzo inesistente.
Interessanti le Zoya Interius in questo caso, non ho seguito questo caso non lo conosco, io sono partito dalla main. Quello che succede spesso, e che potrebbe succedere a Zoya Interius, che è parte lesa in questo caso, è che diventi responsabile dell'attacco informatico verso gli utenti. Questo è molto interessante. Ci sono casi a cui all'azienda è andata anche male questa cosa. Andiamo avanti. In questo caso è successo che la mail poteva essere spedita un po' a tutti e puntare a questo indirizzo. Questo è un secondo caso che mi ha avuto fortuna, mi è successo il 27 aprile. Un conoscente, un'azienda conoscente, invia questa mail. Io sono fra i destinatari insieme a molti altri. In questo caso è diverso da prima. Cioè, prima mi ha mandato la mail qualcuno che non conoscevo. Stavolta qualcuno che conosco per cui lavoro. E la mail si vede molto meno bella di quella di prima. Però funzionano anche questi attacchi. Adesso arriviamo a cosa succederebbe se facessi clic là sopra. Ma tra l'altro non ci posso neanche fare clic perché non è un collegamento, lo devo copiare e incollare. E quindi è ancora meno raffinato l'attacco. Ma funziona perché si basa sulla fiducia che il destinatario ripone nell'utente. Mi ha mandato questa cosa, sarà stato di fretta, però è una cosa che devo vedere. Me l'ha mandata questa persona che conosco, con cui lavoro e incontro spesso. Cosa succede qui? Qui succede che, tra l'altro questo era un attacco veramente molto, utilizzava vulnerabilità molto fresche e quindi effettivamente aveva un altissimo rate di successo. Quello che è successo facendo copia e incolla è che alla fine di una serie di reindirizzamenti da una pagina all'altra sono finito su cosmiccasino.com. Al di là della partita che potevo farmi, probabilmente l'obiettivo non era pubblicizzare Cosmic Casino, bisogna vedere che cosa è successo in tutti i reindirizzamenti che ci sono stati nel mezzo. La postazione è stata bersagliata di attacchi, era una postazione Linux che dovrebbe essere esente da attacchi, da vulnerabilità nell'immaginario comune. In realtà non ne sono stato molto, molto convinto e io l'ho resettato lo stesso. Ho quindi avvertito il mittente. Qui la storia si fa più interessante. Per chi ha ricevuto la mail ho scritto non fate clic sul collegamento perché potrebbe essere rischioso. Per chi l'ha mandata, attenzione, ti hanno hackerato la casella di posta e hanno mandato a tutti i tuoi contatti il link malevolo. Quindi cambia la password. Questa è la sostanza di tutto. Ho scritto a disposizione per qualunque chiarimento perché insomma, persona con cui lavoro, anche gli altri, se hanno bisogno di una mano, sono suoi contatti. Aiuto volentieri. La cosa che mi ha basito è che chi ha ricevuto il messaggio mi ha contattato chiedendomi come cambio la password. Al di là che un'azienda che non sa come cambia la password, ma lasciamo stare, non hanno capito. La password da cambiare è quella dell'utente, il destinatario non doveva fare clic. Allora, va bene, sotto c'è scritto la debolezza era la password della casella. Adesso facciamo una breve digressione sulle password perché è anche bello che si sappiano queste cose, ma la cosa importante della questione è che benché avessi scritto in italiano credo cosa stesse succedendo, non hanno ben afferrato. Vuol dire che siamo lontani dal concetto di sicurezza informatica anche dentro le aziende. A proposito di password, lo dico a tutti, magari qualcuno non lo sa, spero di no, esistono metodi per attaccarle. Le password sono parole. Alla prima revisione di questa cosa mi è stato detto no, non sono parole, allora va bene, sono insieme di caratteri, così siamo d'accordo. Ma se questi caratteri, presi uno dopo l'altro, rappresentano una giustapponendo i caratteri uno dopo l'altro, si arriva ad avere una parola che sta nel dizionario della lingua italiana, allora diventano parole davvero. Esistono molti modi per attaccare le password. E la prima cosa che si fa è prendere un dizionario e provarle tutte. E queste cose vengono fatte, ed è per questo che molte caselle di posta vengono bloccate. Poi, non contenti del fatto che possiamo usare il dizionario, possiamo modificarlo, fare quelle modifiche basilari che si fanno sempre. Le E con i 3, le T con i 7,
questo sostituisce una lettera dell'alfabeto con un numero. Quindi, per esempio, Andrea, potrei scrivere 4 Andrea. E potrei decidere di utilizzarlo come password, così avrei fatto un doppio errore, avrei preso una parola che sta nel dizionario dei nomi e sarebbe tra l'altro anche il mio nome ancora più. Dopodiché esistono software che generano liste di parole da provare e quelli più interessanti sono quelli che non le generano a caso, ma le generano in base alle informazioni che chi vuole entrare dentro una casella di posta conosce sulla vittima. Per questa cosa esistono, io ne ho usati due in questo caso piuttosto semplici, non mi sono slide solo su uno, che è CUP, Common User Password Profiler, cioè profilatore di password per l'utente comune. E qui vedrete, viene generata una lista di parole in base agli interessi che chi potrebbe voler attaccare me sa di me, conosce di me, cioè le mie conoscenze, i miei hobby, abitudini, famiglia. Adesso io ho messo soltanto un esempio facile, cioè qui sarebbe sufficiente sapere il mio nome, il mio cognome, la mia data di nascita, della mia compagna, di mia figlia, nostra figlia, la mia azienda, la pubblicizzo, quindi si sa. Magari mi ha visto in giro in moto, una Ducati Monster 600, sotto mi chiede poi di aggiungere altre informazioni. Sì, dai, era un Ducatista, ha una Monster 600, vuoi aggiungere il software mi chiede caratteri speciali alla fine delle parole che metterò in questa lista? E io gli dico sì, cioè mettimi la parola in sé e poi fammi anche una parola con un carattere speciale alla fine. Facciamo un po' di misto dentro questa lista di parole che useremo per attaccare la password. Vuoi che aggiunga numeri random alla fine? Ma sì, aggiunge anche quelli, butta tutto. L'hit mode è quello di cui vi parlavo prima, cioè L-E-E-T può essere sostituito con 1337. Sostituisco, oltre a inserire le parole scritte con le lettere, le riscrivo anche sostituendo con i numeri le lettere che si possono sostituire. Bene, non sapendo nulla su di me, perché alla fine questo è nulla, questo software mi crea un dizionario che chiama andrea.txt con 20.712 possibilità, parole dentro, da provare sulla mia casella di posta, sui miei account, magari negli account social o negli altri d'ufficio, può essere. Torniamo all'attacco. Veniamo al fine, cioè nel primo caso che abbiamo visto poco fa, l'attacco a PayPal probabilmente serviva ad avere le credenziali e poter fare dei pagamenti. PayPal è molto insicuro con questo metodo di pagamento. Il secondo attacco potrebbe essere un po' meno chiaro, cioè io vi ho detto c'è stata una serie di attacchi prima di arrivare al sito del casinò, ma cosa può essere successo? Qual era il fine di chi mi stava attaccando? Chi mi stava attaccando voleva prendere il controllo della mia postazione per poi farne un po' quello che gli poteva servire in un futuro. Poteva voler far transitare operazioni illecite oppure poteva utilizzarle come base di attacco per altri attacchi informatici. Oppure ancora, questo è importante per le persone comuni, il furto di documenti e il furto di identità. Vedremo che sono cose molto molto pericolose. C'è da dire, purtroppo, l'ultima riga è nascosta, almeno se si poteva giocare a fare una parte di una poker, questa opzione. Questo ve l'ho già detto, com'è possibile prendere il controllo della mia postazione? Qui entro un attimo in cose veramente noiose, ma mi servono dopo, quindi ve le introduco. Vi parlo di vulnerabilità e in particolare di come queste vengono collezionate. Esiste un database che le raccoglie tutte quelle note, si chiama C2E, Common Vulnerabilities and Exposures, ad ogni vulnerabilità viene assegnato un nome, la nomenclatura è C2E trattino anno di scoperta della vulnerabilità trattino numero progressivo della vulnerabilità scoperta. Per esempio, questa ha fatto, questa è la descrizione di una delle vulnerabilità, la chiameremo CVE 2009-09-27, che ha fatto tra 2009 e 2010 una quantità di attacchi informatici riusciti sui grandi numeri mostruosa. Ho evidenziato in rosso le cose importanti, è di Adobe Reader, che è un programma che utilizzano praticamente tutti, e permette
permette all'attaccante di eseguire codice arbitrario sulla macchina. Queste parole, possono non voler dire nulla, ma hanno un significato molto profondo, cioè eseguo quello che mi pare sul computer di un altro. E interessante, siccome quella era una falla storica, questa è una falla un po' più recente, che potrebbe fare veramente danno adesso tra il 2014 e il 2015. Internet Explorer 9.10, cioè non mi serve neanche dare un documento PDF, perché per Adobe Reader chiaramente si apriva qualora l'utente scaricasse un PDF. Per Internet Explorer mi è sufficiente proporgli una pagina web, entro nella pagina web e anche qui esecuzione di codice arbitrario sulla macchina della vittima. È quella che è stata approcciata anche dopo la morte di W6P? È quella lì? Oppure è un'altra? È un'altra. Questa è più grave, perché questa è trasversale, va da Internet Explorer 6 a Internet Explorer 11 ed è una falla gravissima. Non usate Internet Explorer, perché... No, lo dico io, adesso ci arriviamo. Perché permette l'esecuzione di codice arbitrario sulla macchina e soprattutto è facilissimo da sfruttare. Perché quindi, fino adesso ho dato per scontato che esiste una vulnerabilità, viene collezionata in questo database che sappiamo si chiama CVE, qualcuno la può usare. Sì, qualcuno la può usare, ma questa la possono usare tutti. Per questo si trova questo, non l'ho inventato, io lo propongo da sempre, usate il software libero, è più sicuro, più bello, più divertente, se volete modificarlo lo potete modificare, ma la questione è che questa è una cosa molto rischiosa. E siamo al punto che appunto il Dipartimento di Sicurezza degli Stati Uniti dice di non utilizzare in questo momento Internet Explorer. È bella anche, questo non l'ho messo solo per parlare male di Microsoft, ma è bello anche vedere come queste cose vengono percepite da una parte e dall'altra della barricata. Perché invece Microsoft sul suo sito propone questo: stai sicuro, abbandonati. Internet Explorer blocca il 99,9% dei social engineering. Del codice malevolo che si trova davanti. E adesso che vi ho fatto questo piccolo tuffo all'interno delle vulnerabilità, arriviamo a effettivamente cosa ci fa l'attaccante una volta che mi ha fatto andare con Internet Explorer su una pagina che sfruttava una vulnerabilità di Internet Explorer. Questa è pensata per le persone che non sono convinte che non devono più utilizzarlo. Una persona potrebbe dire: a me non è mai successo che mi rubassero l'identità, che mi rubassero dei documenti, che un attacco informatico andasse in qualche modo a buon fine verso qualcosa che sia a me riferibile. Al di là del fatto che si stima che un computer su tre con Windows XP sia compromesso. Ma al di là di questo, è possibile che non sia ancora successo? Appunto, lo è il contrario, potete non saperlo. È una cosa molto importante. E è importante considerare poi quello, la motivazione per cui parlo di queste cose io oggi. Cioè, la crescita è vertiginosa. Avevo scritto esponenziale, poi ho detto, ma vado all'università a parlare, devo stare più attento dei termini più piccoli. E questo pochi lo sanno, cioè... Quello che l'utente comune pensa è: ma io non ho niente da nascondere, ma cosa se ne possono mai fare di queste cose? Perché io devo interessare alla criminalità organizzata russa? È vero, intelligente. Il fatto è che queste informazioni sono preziose, vedremo perché, e vengono vendute sul mercato nero, un po' come si vendono le sardine al mercato del pesce. Cioè non è la persona in sé che è interessante, è una certa quantità di documenti di identità, di documenti di carta di credito. Poi vengono usate queste cose, chiaramente. Con la carta di credito ci sarà, va bene, la truffa, poi verranno rubati dei soldi a qualcuno, interverranno le assicurazioni sicuramente. Oppure a scopo estorsivo, questo è interessante, è un attacco che non ho ancora visto. Ma siccome si conoscono le firme, per esempio, dei tipi di file che transitano generalmente su internet, interessante potrebbe essere attaccare sulla massa, cercare determinati file che possono compromettere la persona in un qualunque modo che vi lascio immaginare, e poi minacciarla, no, non minacciarla,
estorcerle del denaro per non, come si dice in italiano? Ricattarla. Grazie. Per commettere reati. E poi va bene, variamente ed eventuali, perché qui veramente è solo una questione di fantasia di cosa ci posso fare. Volevo far vedere il mercato nero perché nessuno... Parlare del mercato nero di internet è un po' così. Per esempio, posso comprare una carta di credito, in questo caso una carta di credito anonima. Interessante, posso comprare poi con questa carta qualcosa con cui posso andare a commettere reati. Interessante. Costa $15, 15 euro. Le carte di credito non anonime rubate alle persone comuni, perché ci si trova il numero in un file dentro il computer perché è più comodo che copiare tutte le volte il numero della carta, costano dai 3 ai 5 dollari, che è meno dell'euro, sul mercato nero. Un altro esempio, per esempio, documenti di identità. Il documento di identità, in questo caso è un falso documento di identità, un falso fatto bene, ci dicono, costa 85 euro. E un documento di identità di un'altra persona costa fino a 3, 10, 15 dollari. Bene, cosa me ne faccio di questi documenti di identità che compro di altre persone? Vi consiglio di guardare questa puntata di Record, dove è una meravigliosa Vanelli, parla di questa problematica. Io riporto un esempio di quello che può succedere quando viene rubata l'identità. Identità rubata, fine, riciclare denaro sporco. Al di là di quanto possa fare schifo, da dove arriva questo denaro, droga, armi, traffico di persone, è molto facile, una volta che ho informazioni su una persona, quando parlo di identità, parlo di tutta l'informazione possibile su una persona. In generale qui mi basterebbe nome, cognome, data di nascita, e luogo di nascita per creare un codice fiscale. Quindi a questo punto andare su un sito online, tra l'altro l'ho trovato prima senza neanche cercarlo, registrare me e l'altra persona. Quindi l'altra persona avrà tutti i miei contanti da riciclare, i soldi illeciti. A questo punto lui perde, io vinco e ho riciclato i soldi. Quando ci sarà un'indagine su da dove vengono quei soldi, o anche semplicemente quando andranno a chiedere a questa persona: senti, ma tutti questi soldi che hai perso, dove li hai presi? Questa persona in realtà non saprà niente, resterà dietro, io non ho mai giocato in realtà a gioco online. Queste cose succedono. Per dare un numero, non è che succedono due volte a Milano, una volta a Torino, in Italia, in un anno. Succedono 93.815 volte nel 2013 in Italia, e si calcola che solo il 30% dei casi sia stato denunciato. Quello è un dato della postale. 93.815 vuol dire 250 volte al giorno, circa. Ci sono 20 regioni in Italia. Farebbe pensare che magari anche nel pordenonese, nel milanese, queste cose succedano, effettivamente succede. Allora, la vittima si trova imputata di reati commessi su. E poi va bene, c'è tutta la questione della giustizia in Italia, è difficile anche affacciarsi, quindi si possono passare dei periodi veramente molto brutti e soprattutto si può anche essere giudicati colpevoli, perché la verità giudiziaria, si dice, non necessariamente coincide con la verità reale dei fatti. Per questo consiglio un film che è La città ideale con Luigi Cascio, dove appunto lui interpreta un idealista che mai avrebbe pensato che lo Stato potesse accanirsi così su di lui, quando una volta per sbaglio hanno potuto credere che avesse investito una persona. Il film è molto bello, tra l'altro è un consiglio serio. Bene. Avete domande? Potrebbe essere interessante. Quelli di phishing che arrivano da una persona nota. Sì. Se io mi immagino dovessi fare un attacco del genere, entro nella casella di posta, prendo l'elenco di tutte le persone con cui questa persona ha scritto, si è iscritta, sì, ne scelgo una e uso quella come mittente. È interessante. No, ne scelgo una e uso quella come mittente, non destinatario. Ma... Sì, nel senso che la mia mail mandata al presunto mittente avrebbe avuto una... sarebbe stata differente. Sì. Però tu non conosci... Lei non conosce a questo punto. No, è importante considerare il fatto che non avresti però la rubrica del mittente, perché è
lì sta la chiave, perché i destinatari ricevono una mail con un collegamento che non aprirebbero mai se non in base alla fiducia. Se non sfruttando la fiducia. Solo una domanda? Sì. Nel caso di punto di identità, comunque si tratta praticamente di qualcuno che riesce a ottenere delle credenziali di accesso a un servizio internet, un servizio online. Comunque mi sembra di capire che sia più frequente che ad essere bucato sia il sistema dell'utente, sì, certo, piuttosto che quello della banca. Certo, ma il computer dell'utente spesse volte contiene un sacco di informazioni sull'utente. Sicuramente è vero. Cioè, quando parlo di attacco sui grandi numeri, in questo frangente, parlo di attacco su molti utenti e non attacco che mi darà molta informazione. Cioè, ogni attacco mi darà poca informazione. Però per ogni utente per il quale riesco a trovare informazioni all'interno del suo computer, io ho, e tutte queste sono cose automatizzate ovviamente, io ho un'identità in più da poter utilizzare. Questo vuol dire. Non è difficile, è sufficiente per esempio installare un malware dentro al computer che mi invii tutti i moduli che l'utente compila online. Perché il modulo ha una transazione sicura verso il server con cui comunica, ma all'interno della postazione dell'utente questi dati sono chiari. Allora, con tutta probabilità, in un tempo che tutto sommato neanche mi interessa perché è tutto automatizzato e lavoro su grandi numeri, in un tempo ragionevolmente breve mi arriveranno le informazioni dell'utente di cui ho compromesso la macchina, che ha in esecuzione sulla sua macchina un software che mi manderà informazioni su di lui. Il fatto è che ad esempio questa tecnologia che è stata utilizzata da molte banche, la chiavetta che produce un codice utilizzabile una volta sola, in quel caso io posso essere, se lo uso, posso essere sicuro al 100% che comunque solo io posso accedere al mio account, a meno che il sistema della banca non venga violato. Certo. Sono perfettamente d'accordo, però parliamo del fatto che vengono utilizzate anche, per esempio, non siano molto diffuse questi sistemi anche per altri servizi, perché sono comunque sotto attacchi gravi. Allora, sì. Se una banca piccola è un conto, se pensi una banca grossa, anche se usi questo sistema, se abbiamo un sistema che è pensato per lavorare con questa banca, quando l'utente inserisce il suo codice per controllare il suo conto, automaticamente viene trasmesso fatta la transazione. Sì, però i dati un po' come sono limitati se è una sessione sola a distribuzione. Sì, è vero. Io capisco che ci sono certamente delle strategie. Al di là che non è necessariamente vero quello che dice, perché probabilmente sulla carta di credito su cui è appoggiato il mio conto, che è appoggiata sul mio conto, questi strumenti di sicurezza ci sono. Ma con tutta probabilità non ci sono, per esempio, sulla carta intercambio. Al di là di questo, parliamo di attacchi su grandi numeri, ovvero, anzitutto, non sto cercando qualcosa di così sofisticato. Io sto cercando la persona che all'interno del suo computer ha un file che si titola, che ha il nome carta di credito e o una svariata ampia possibilità, cosa di scelta, che mi facciano presumere che lì dentro ci siano i suoi dati della carta di credito e me lo spedisco. Funziona sul 30% degli attaccati, va bene, però io ho attaccato 5 milioni di persone, ho una cospicua quantità di carta di credito. E poi quello che volevo aggiungere, la carta di credito appoggiata sul conto corrente magari ha questi strumenti di sicurezza, la carta di credito ricaricabile no. La carta di credito ricaricabile magari ha un platform di 2000 euro, ma le truffe sui conti correnti con carta di credito generalmente non superano i 200, 300, 500 euro, perché la cosa importante è farle passare attraverso un altro stato in maniera tale che l'esigua quantità di denaro che è stata rubata non faccia, non motivi a sufficienza le forze dell'ordine per
richiede una rogatoria internazionale di questo stato attraverso cui passa l'attacco informatico per poi proseguire nella catena e presumibilmente, non direi verosimilmente, arrivare fino all'attaccante. Comunque mi sono un po' perso, ma la cosa importante è pensare che questi attacchi li faccio sui grandi numeri e non sono sofisticati. Gli attacchi sofisticati sono altri. Se vuole do qualche esempio di attacco sofisticato, può avere tutti gli strumenti di sicurezza che vuole. Insomma, per esempio, quello che dicevo. Cioè io prendo il numero di carte, il CVV2 e quello che il token sta quello che c'è sul display del token, io lo prendo in RAM nella macchina prima che venga spedito e faccio la transazione. Questo succede, si può fare, è stato fatto. È stata una truffa che ha portato via 43 milioni di carte di credito, non soldi, carte di credito, di numeri di carte di credito, a un grande distributore americano. È successo da non molto, non ricordo il nome del distributore. Target. Comunque si può fare anche se. E questo è stato fatto, scusami, sui distributori, sulle casse, cioè prima girava sulle casse. Sui POS delle casse, certo, nel momento del pagamento. E il problema è che a questo punto, se anche hai il generatore di codice, non te ne fa niente. Cioè, che il codice ci sia o non ci sia, se l'attaccante è sulla tua macchina, aspetta, devo fare un bonifico, nel momento in cui fai click, lo intercetta. Usa il codice che è valido per un'altra transazione e ti prega. No, sul fatto che possa arrivare in quella sessione singola, sì, quello è. Solo una cosa, a proposito della macchina, se uno ha un sistema operativo Linux, in che senso? Perché prima potrebbe essere sicuro, ma non immaginare un motivo di sicurezza. Questo era un momento in cui stavano uscendo fix di sicurezza per Firefox, che era il browser che stavo utilizzando qualche giorno fa. Continuamente ne sono uscite due o tre, non ho seguito quali fossero i rischi di quelle specifiche vulnerabilità, quindi non so dirle, però il fatto che volevo dire, quello che volevo dire è, non bisogna pensare che perché si sta utilizzando magari un sistema operativo come Linux o Mac OS X, non succede, siccome parlo male di Microsoft, è giusto dall'altra parte, ed effettivamente quella macchina per sicurezza, siccome non mi costava niente, come fatto quei click rischiosi. Vado, passiamo un attimo alle aziende, le abbiamo lasciate in disparte, sono nel titolo. Questo era importante, fino adesso abbiamo visto attacchi alle persone, perché le vulnerabilità era possibile sfruttarle perché c'erano anche delle vulnerabilità delle persone, siamo passati attraverso le persone. Le aziende sono fatte di persone, l'avrete letto mentre parlavamo adesso, quello che deve fare un attaccante è scegliere all'interno di una persona, di un'azienda, la persona giusta da attaccare, selezionarne due, tre, insomma, e attaccare quello. Siamo entrati quindi nel mondo degli attacchi informatici mirati, utilizzeremo in questo caso gli stessi strumenti, ma in maniera differente. Quello che si deve fare, come si fa in questi casi, è raccogliere informazioni sul bersaglio attraverso due strategie utilizzatissime, l'OSIN, Open Source Intelligence, ovvero raccolta di informazioni e correlazione di informazioni. La correlazione di informazioni vi darà informazioni che non sono direttamente scritte da fonti libere. Open Source non ha nulla a che vedere col software, in questo caso, ma è la fonte, è Internet. Non solo, ma prevalentemente ingegneria sociale, cioè vengo a sapere di collegamenti sociali fra il mio bersaglio e le altre persone, posso andare ad indagare anche sulle altre persone per arrivare ad un'informazione maggiore sul mio bersaglio, direttamente o indirettamente, di nuovo attraverso OSI. A questo punto si prepara una trappola il più raffinata possibile, cioè qui non si può andare alla buona, perché non andiamo sui grandi numeri, deve essere efficace e deve funzionare. Per esempio potrebbe essere un documento, oppure una pagina web di interesse per il bersaglio che sfrutta una o più vulnerabilità, cioè gli propongo una pagina web che ne ha 20 dentro di attacchi, in maniera tale che se ho fortuna funzionano tutti o tanti o magari uno solo. Oppure una volta che ho raccolto tante informazioni sul mio bersaglio, posso decidere di fare un attacco al password con uno dei software che vi dicevo prima, potrebbe funzionare molto bene.
questo punto d'attacco consiste esclusivamente nel convogliare la vittima all'interno della trappola. Vediamo un attimo come le raccolgo le informazioni, come faccio. Io qui ho preso una pagina Facebook di una mia amica che mi ha autorizzato a fare questa cosa, e io all'interno della pagina, senza essere logato su Facebook, vado semplicemente in cerca di cose che ritengo essere interessanti. Per esempio, questa ragazza è una lettrice. Voi non lo vedete, ma ha letto libri come Orgoglio e Pregiudizio, Madame Bovary. Quando ho presentato questa slide al Deganutti di cui vi parlavo prima, c'era solo una vecchia professoressa in fondo che ha alzato la mano dicendo: io l'ho letto, questo libro nessuno l'ha letto. Quindi è un'informazione preziosissima, so tantissimo di questa persona. Il 20% delle persone vengono. Questa è mia, non ho cercato d'altro, siccome siamo dentro il dipartimento di matematica. Vado avanti, continuo a scorrere la pagina. Big Bang Theory, una serie TV molto interessante, l'ho riquadrata perché piace anche a me, e forse potrei decidere di fare clic su una mail che mi dice: puoi avere tutte le puntate di tutte le serie a 9,90 per serie. Lo faccio, fate me. Steve Griffin, mi piace moltissimo. Andiamo avanti. Facebook è una fonte interminabile di informazioni, perché si pensa che sapere che questa persona è interessata a Mignano San Biadoro, Pulsar Club, amo l'aperitivo, Mignano San Biadoro, un mare da amare. Allora probabilmente, ma vado avanti, tenda, bar, centro estetico, abbronzatura, aperitivi lunghi. Poi vado in fondo, movida, beach party, drago, club, discoteca. Tango, caffè, Mignano, e avanti così. Mi piace la movida. Se le mandassi un biglietto esclusivo un biglietto gratuito per una festa esclusiva in spiaggia, potrebbe essere di fare clic? Potrebbe essere. E poi altre cose interessanti. Vedo che ci sono diversi gruppi Rotaract. Non so se sappiate cos'è Rotaract, è un'associazione benefica fondamentalmente di persone che si incontrano per fare del bene. Anche qui ho moltissima informazione, perché sono gruppi piccoli di persone che si conoscono tutte, c'è sempre quello che ha voglia di parlare, quello a cui uno non sta simpatico, e queste persone sono dei bersagli molto facili, perché è facile parlare con una persona di un'altra persona. Troppo. Bene, andiamo avanti. Supponiamo che non siamo riusciti a trovare informazioni così importanti, che generalmente non butti via un attacco, dici: lo voglio fare bene, lo faccio una volta sola, ma sennò magari va a finire che si sospettisce. Esistono software che fanno il lavoro sporco di correlare informazioni. Fra questi, per esempio, a me piace molto Mattigo, lo utilizzo abbastanza spesso, volevo solo far vedere, è un software molto complesso, ma per esempio, qui ho fatto una ricerca solo su di me, ma in questo grafico, per esempio, avrei potuto avere diverse persone, vedere i collegamenti, quanto forti sono i collegamenti di una persona rispetto ad un gruppo, in base a quanti ne ha su quel gruppo. Questo mi permette di avere molta informazione sulle persone. Questo lavoro me lo fa questo software, ma ce ne sono altri, quasi gratis. Io devo soltanto dirgli: su questa persona fammi avere queste informazioni. Una cosa che mi ha colpito quando ho fatto questa slide, che è di un po' di tempo fa, è stato trovare con una semplicità impressionante il mio numero di telefono, probabilmente su internet. Allora ho pensato: ma questo numero? A suo tempo non avevo il numero di telefono nella firma della mail che utilizzavo ovunque, adesso è un numero praticamente aziendale, quindi pubblicità. Ma ho cercato con Google, e mi sembra qualche link, non sono sicuro, di trovare questo numero senza scrivere direttamente cellula, come vai. E non è stato affatto facile. Non è stato affatto facile. A un certo punto ho detto: Mantego, senti, ma dove l'hai trovata questa informazione? E Mantego, con un click, me l'avevo trovata dentro un dominio di quarto livello dell'università, tra l'altro, di una mail che avevo scritto: se serve aiuto per organizzare la consulta, non contate su di me, sono pronto. Comunque, fatto sta che ho avuto moltissima informazione con pochissimo sforzo. Questo è quello che volevo dire. Cosa fa allora Matteo? Incrocia informazioni. Dove si può arrivare? Questa è una cosa interessante, non c'entra molto con la sicurezza, ma mi piaceva di premere su questo fatto, perché magari una persona non pensa che pubblicando
una specifica cosa, quella cosa gli si può ritorcere contro con facilità. La questione è che pubblicando 5 cose facili che non penseresti, qualcuno che lo fa di mestiere può arrivare a qualcosa in più. Qualcuno ha visto questo film, lo abbiamo visto tutti, altrimenti serve che racconti la storia. Il meraviglioso Tom Cruise arresta le persone prima che commettano un crimine, perché ha in qualche modo all'interno del film c'è una motivazione per cui sa che la persona sta per commettere il crimine. Assurdo. Si fa. Non si arrestano le persone prima di commettere il crimine, però i poliziotti, suddividendo le aree urbane, parliamo di crimini da strada in questo caso, in aree da 150 metri quadrati circa, la polizia sa dove mandare gli agenti ad arrestare le persone. Tanto per dare due numeri, alla prima prova, questo software che si chiama Trackball, come dicevo, indica la cella da 150 metri quadrati dove sta per essere commesso il crimine. A Santa Cruz nel 2011 lo hanno provato e effettivamente le aggressioni, c'è stato un drastico calo delle aggressioni, dei furti e delle rapine, che sono i crimini della strada che questo software prevede, sono stati 9, 11, 27%. Poi è andato in produzione, mi sembra Kent, comunque vicino Londra, e la riduzione dei crimini dopo l'utilizzo, mi sembra per un anno, non l'ho scritto perché sarebbe stato certamente un dato sbagliato, è stato intorno al 30%. È incredibile come fa. Questo non lavora esclusivamente, credo quasi per niente, da fonti aperte. E benché la polizia le utilizzi tantissimo, le forze dell'ordine sono contentissime che le persone si autoschedino su internet. Quello che ha questo software è l'esperienza di un poliziotto, di più poliziotti, punto. Incrocia poi questa esperienza con dati che gli arrivano sulla realtà del momento, cioè delle videocamere di sicurezza, informazioni su quello che sta succedendo all'interno della città, appunto, e tira fuori questi dati incredibili. Poi chiaramente come funziona esattamente non ce lo dicono di certo. Non ce lo dicono di certo anche perché non ci serve, perché noi nel 2007 questa cosa in Italia l'avevamo già. Volevo dire questa cosa per quattrinismo, perché Mario Venturi la sta regalando dal 2007 alla questura di Milano, che ha fatto decine di arresti di rapinatori seriali, questo software, che l'hanno fatto gli agenti. Ma noi ce l'avevamo da molto prima e pochi lo sanno. Andiamo avanti, voglio farvi vedere, per concludere questa parte di OSINT, voglio farvi vedere un video che non guarderemo da internet, ma da questo filmato che Carmelo ci ha gentilmente scaricato. Devo collegare questo. Spero che tutti sappiate l'inglese, altrimenti tradurrò qualcosa dopo. Prendo. Yes. 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 Yes.
avevate già visto? Sì. Inoltre c'è un seguito. Sì, sì, sì. Dove fanno proprio un attacco mirato verso una persona. Vedi, non devo cercare. Se va sul canale YouTube originale, trova anche il segno. Grazie, grazie. Perché questo poi l'ho copiato dalla conferenza di qualcun altro. Dove? Boh, non, le, non faccio no, spazio. Adesso non ho, non ho neanche internet, in realtà. Comunque andrò. Andremo. Quello che ho chiesto ai. Che ha più fantasia di noi forse sono i ragazzi delle superiori quando hanno visto questo è stato che non saresti aspettato e loro mi hanno risposto sì, nei film mi sarei aspettato queste cose e effettivamente succedono nella realtà, si fanno perché chiaramente per fare un attacco mirato spendo molto, quindi io ho bisogno che funzioni, quindi utilizzerò tutte le strategie che posso e queste cose sono state molto ben pensate e si riesce veramente a bene, io semplifico molto nel nostro attacco per non fare 500 slide di attacco su quello che si trova sulla persona. All'azienda potrebbe andare così: un dipendente appassionato di auto su Facebook è iscritto a dei gruppi, lancia Martini Race, Racing. Poi nel corso degli altri c'è il logo della Lancia, c'è scritto questa non è una Chrysler, sono informazioni interessanti solo su una persona. Poi è scritto ad un gruppo, che è un gruppo che ho trovato molto interessante, non mi interessa molto di auto, ma questo gruppo Nostalgia dei Turbo Vecchia Maniera, per tutti quelli che hanno nostalgia del piccolo schiacciamento al sedile, sto leggendo sotto, e delle emozioni che solo i motori Turbo Vecchia Maniera possono dare, quelli nuovi no. Allora in questo caso dobbiamo usare un po' di fantasia, perché chiaramente non ho preso un attacco reale, ma immaginiamo che una persona così pubblichi un annuncio che sta cercando un usato, qualcosa, perché magari vuole cominciare a fare lei, magari questa attrazione, magari sono una componente dell'auto. Bene, si decide di fare una trappola, preparo una trappola, cioè io ti faccio credere che quella cosa che stai cercando per la tua passione ce l'ho, e ti preparo un sito fatto su misura apposta per te, e devo stare attento che non ci vadano altri, e che contiene le tre vulnerabilità di cui abbiamo parlato oggi, potrebbero essere molte altre, anzi sono anche molte altre. Quello che poi succede, l'attacco è semplicemente rispondere al messaggio in via diretta e privata, al messaggio in cui viene scritto che sta cercando la vittima, sta cercando questa cosa, e guarda questa cosa c'è, no, la trovi qui, la vittima farà clic. Devo dirlo questa cosa. La vittima farà click anche e soprattutto se gli mandate una gigantografia di un peperone che sembrano due chiappe con scritto A sotto, la vittima farà click. Ma stiamo lavorando in ingegneria sociale. Penserete che è assurdo che queste cose non possano succedere. In realtà questo è un attacco da manuale, perché è scritto in diversi manuali, è un famoso collezionista di francobolli che lavorava per un'azienda inglese, se non mi ricordo male, e aveva pubblicato sto cercando questo particolare francobollo e l'attaccante che lo stava studiando da diverse settimane ha trovato lì l'aggancio, lo ha attaccato, è entrato nella macchina, è entrato nella fiera. Bene, il bersaglio ha fatto clic e adesso questa serve chiaramente a vendere i miei servizi informatici alle aziende che vedono questa cosa, quindi oggi non la spiego molto bene, però voi sapete bene, potremmo una volta che siamo all'interno di una macchina dentro un'infrastruttura, siamo dentro l'infrastruttura, quindi vediamo il traffico che è generato all'interno di quella rete, se è traffico VoIP, quindi telefono ovvero IP, possiamo anche ascoltare o registrare le conversazioni telefoniche, abbiamo possibilità attaccate, possibilità di accedere direttamente a tutte le altre postazioni che ci sono in rete, e la cosa che è veramente molto pericolosa, servizi informatici aziendali in parte, perché l'azienda è dipendente stupido e purtroppo non andata male, ma siccome ormai le aziende sono tutte interconnesse attraverso canali abbastanza più fidati di internet, ci sono tutte le reti dei clienti o dei fornitori, questa è una cosa molto importante che viene molto sfruttata, cioè come cerco il dipendente stupido di meno fortunato di un'azienda, cerco il fornitore che potrebbe avere meno sicurezza. Target, per esempio, di cui abbiamo parlato prima, 43 milioni di carte di credito rubate, è stata attaccata attraverso il fornitore dei frigoriferi.
facendo manutenzione sui frigoriferi da remoto dalla sua sede, da cui andava anche sui siti, probabilmente azzardo e pornografia, che sono i più utilizzati per gli attacchi sui grandi numeri, ed è successo quello che è successo. E... va bene, attacco mirato sembra un fine ben preciso, e questo fine può essere anche molto, molto fine, nel senso difficile da immaginare, e l'attacco mirato, tra l'altro, con un fine preciso, può essere impossibile riuscire a capire quale sia il fine, perché chi attacca può essere, essendo tutti interconnessi, un mercenario che attacca dalla Russia, e difficilmente, poi magari con gli strumenti che hanno a disposizione le forze dell'ordine in Italia, difficilmente potrebbero immaginare che in realtà è il nostro vicino di casa che lo ha sondato per entrare nella nostra zona. Comunque va bene, foto di informazione, progetti in lavoro, non serve che dica, manipolazione di informazioni, questa è bella perché mi è stato possibile una volta sostituire l'IBAN di un fornitore sulla base dati della gestione aziendale di un'azienda per dimostrargli che il loro gestionale faceva acqua da qualche parte. Quindi li ho chiamato, ho detto forse è meglio che non facciate pagamenti adesso perché sto facendo un proof of concept, una dimostrazione di cui del danno che si può fare. E va bene, compromissione dei servizi critici, che tutti dicono che non ne hanno, poi tutti ne hanno. Io credo di non avere tempo di un altro... No, non lo faccio, questo aneddoto non lo racconto, così vi lascio un bene, allora cominciamo anche a dare dei consigli, cosa bisogna fare perché tutto questo non possa succedere o per renderlo più complicato. Tenere aggiornati i sistemi informatici, non solo i computer, ma se si decide di usare smartphone bisogna aggiornare anche quelli, se si decide di usare tablet bisogna aggiornare anche quelli. Non farne uso promiscuo, cioè sarebbe meglio... Io dovrei dire non si deve lavorare e gestire la propria vita privata internet con gli stessi dispositivi. Cliccare responsabilmente, cioè i pistoleri che fanno clic di qua e di là, devono sempre considerare che uno sono a rischio, alto rischio in questo momento, e comunque c'è questo concetto che se clicco su un collegamento che mi hai passato, sto implicitamente dicendo che mi fido di te, e ho messo la cosa sì. Come mettere un portafoglio in mano ad una persona fidandosi di lei che farà la spesa per te. Usare password complesse, che non so che lo dica, però non tantissimi sistemi permettono di inserire password facili, l'utente deve stare attento. Questa è una problematica di sicurezza del sistema che permette la password facile, questo va detto, però l'utente deve sapere che se ne ha la possibilità comunque non deve inserire, non parole da dizionario. Curare la propria impronta digitale, con l'impronta digitale non inventito, ma quella che si lascia alla punta dei piedi su internet, cioè non scrivere tutto, di tutto, perché è tutto, questa è una cosa importante da sapere. Il secondo punto interessante, senza scomodare l'hosting, se su Twitter una persona mi pubblica sempre dove si trova, io so quando non è a casa e posso andare a trovarla. A trovare la sua casa è come scrivere un cartello con scritto sono in vacanza fino a lunedì e poi metterlo sulla vetrina di casa pensando che così il vicino che di solito viene a prendere il caffè lo legge e dice vabbè lunedì andrà a bere il caffè, lo sanno anche tutti gli altri che passano che sei fuori fino a lunedì. Ultimo punto essenziale, non credere che una cosa specifica, un dispositivo, per esempio un software firewall, i virus sono il dispositivo e software per eccellenza che danno questo senso di sicurezza, non pensare che sia la sicurezza, perché la sicurezza non esiste, punto uno. E su questi dispositivi in particolare si tratta di pubblicità. E di questo volevo parlare, anche se è una cosa molto tecnica, molto complessa, l'evasione dell'antivirus, perché nessuno lo sa, gli antivirus a chi attacca non fanno paura, perché in alto nella lista delle cose che devono riuscire a fare è evadere dalla sicurezza dell'antivirus, e ce la fanno. Perché quello che fa un antivirus è simulare l'esecuzione di un software prima di eseguirlo, altrimenti ormai è troppo tardi. Allora, quello che si fa è trovare delle nuove strategie per confonderlo. Allora, magari lo si confonde la prima volta, e poi alla seconda ci becca, ma a me bastava la prima. E questa è una cosa importante, il concetto di antivirus è una cosa vecchia, gli antivirus adesso sono più dei psicologi che dei software che aiutano contro la minaccia su internet. Questo lo volevo dire, e volevo anche dire, c'è una diatriba su questa cosa, però non ci si può fermare
sul fatto che alla seconda, alla terza, alla quinta esecuzione di un codice malevolo questo effettivamente venga preso dall'antivirus e l'antivirus comunichi con chi lo distribuisce, lo vende e così salvi anche tutti gli altri. Questa non è una strategia vincente. Al secondo, al terzo, al quarto tentativo funziona, il primo no. E questa è una cosa assolutamente vera. Questo è un esempio. Questa tabella è un test che è stato fatto su una strategia di evasione nel 2011, quindi molto tempo fa, con tutti gli antivirus che c'erano al momento. La tabella l'ho dovuta troncare, erano tutte vuote le ultime righe. Come vedete c'è nella prima colonna, le ultime colonne in tutto, nella prima colonna c'è l'antivirus, nella seconda la versione, nella terza l'aggiornamento, era per dimostrare quel giorno che erano aggiornati questi antivirus, non è che fossero non aggiornati da settimane. E nella quarta, il codice che è stato eseguito, come è stato riconosciuto dall'antivirus? Beh, in questo caso è stato riconosciuto da un antivirus soltanto su tutti quelli che c'erano, erano quasi tutti quelli sulla piazza. Io ho fatto questo screenshot qualche giorno fa, quindi non sono riuscito a verificare che antivirus ci fossero nel 2011. Fatto sta che non solo l'ha riconosciuto. E questo antivirus si chiama CatQuickHelp, che io non avevo mai sentito prima, non so se voi l'avete sentito, ma non dovreste essere fuorviati pensando che magari sia un antivirus migliore degli altri. Non è così, è stato un caso. Bene. Quindi l'antivirus serve? Io non dovrei dire che l'antivirus non serve. Serve sì, però è una componente della sicurezza generale delle cose, all'interno di un'azienda, ma anche all'interno di una fondazione, di una casa. Ed è una cosa importante, gli antivirus corrono dietro alle tecniche di evasione, e anche viceversa. Però è più vera la prima. Perché la tecnica di evasione è creatività, l'antivirus invece è business, deve riuscire a fermare quella cosa. Il terzo punto è quello che dicevo prima, gli antivirus non sono una buona protezione contro i rischi del presente, nel senso che utilizzando la vulnerabilità di Internet Explorer di qui sopra, la più rischiosa che è stata scoperta 5 giorni fa, sfruttandola quel giorno lì, non ci sarebbe stato antivirus che teneva, e sfruttandola quel giorno lì su 50 milioni di utenti, si entrava in 50 milioni di computer. Va bene, ultimo punto, cioè l'ultimo insieme di punti, serve poco perché? Perché se un utente è attento l'antivirus non si attiva, perché magari l'utente non è un pistolero, non clicca dappertutto. Se l'utente invece è un pistolero, presto tardi gli una mano, un pistolero stilista. Questo meccanismo però, per tornare alla pubblicità, fa bene un sacco di licenze, un sacco di antivirus. Cioè, esistono nuove tecniche, quindi noi le combattiamo, quindi ecco che ti rinnovo la licenza. Arriviamo ad un punto, anche oggi è molto che sto qua a parlare. A me piace molto questa metafora della sicurezza informatica come catena, perché tutto sommato è vero, noi possiamo immaginare la sicurezza informatica come una catena che è composta di anelli, alcuni tecnologici e alcuni sono umani. E gli attacchi informatici sollecitano questa catena, la tirano, la torcono, e quando l'attacco informatico va a buon fine questa catena si rompe, è il momento in cui la catena si rompe. Ma la catena dove si rompe? Si rompe sempre sull'anello più debole, questa è una regola delle catene, per come dire. E l'anello più debole della catena della sicurezza informatica è sempre il fattore umano. Noi adesso abbiamo visto strategie per entrare nei computer privati di aziende che sfruttano sempre l'ignoranza del personale. E questa è una cosa essenziale in quello di cui parliamo oggi, cioè il problema non è tecnologico, non è solo tecnologico, è culturale, le persone non sanno quello di cui abbiamo parlato questa mattina, questo è importante. E da qui potrei farci un libro, una saga, solo che in realtà non me lo sono inventato io. Questa cosa sta nella Cyber Strategy dell'Unione Europea. È un open safe and secure cyberspace, cioè un cyberspace aperto, sicuro nel senso di sicurezza per le persone, sicurezza personale, e sicuro nel senso di sicurezza informatica, cyberspace. Per arrivare a questa cosa qui l'Unione Europea ritiene, ed è un punto cardine di questo documento, questa cosa qui, cioè leggo traducendola direttamente,
per chi non ci riesce. Mi sono bloccato. Per arrivare alla sicurezza del cyberspazio, è una responsabilità comune. Gli utenti finali giocano un ruolo cruciale per arrivare a questo fine, per arrivare alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. C'è bisogno che questi siano resi consapevoli dei rischi che corrono e che siano formati al fine di prendere delle scelte semplici, di compiere dei passi molto semplici per proteggersi da questi rischi. Ecco, io ho voluto sottolineare quelle che sono le parole chiave qua dentro, cioè responsabilità comune, non ci si può disinteressare da questa cosa per la questione di salute pubblica di cui parlavo prima. Cioè siamo tutti interconnessi, un problema di sicurezza tuo è mio e viceversa, è una responsabilità comune. Utenti finali, cioè sono gli utenti finali che secondo l'Unione Europea, tra l'altro questa cosa è stata recepita a dicembre anche dall'Italia che ha messo in punto chiave questo anche a sua volta. Gli utenti finali giocano un ruolo cruciale, cioè un ruolo cruciale è importante, non si va da nessuna parte se gli utenti finali non arriveranno a qualcosa. Devono essere resi consapevoli e capaci di fare cose facili, cioè non cliccare come pistoleri per quello che abbiamo visto oggi e poi altre 4, 5, 10 cose al massimo. Arriviamo quindi alle regole d'oro per le aziende, perché la seconda parte è l'azienda. Fare formazione. Per fare quello di cui abbiamo parlato adesso è necessario che le aziende si prendano la briga, perché un giorno arriverà l'Italia a fare delle leggi, un giorno l'Europa si muoverà e magari arriveranno anche dei fondi, ma in questo momento il fatto è che le aziende sono molto a rischio perché le persone non sanno quattro cose. È importante che vengano formate, comprendendo che in azienda non può usare il computer. Non è previsto che usi il computer perché questo fa ancora più danno. Io lavoro molto in aziende che hanno per esempio dei magazzini e tipicamente chi dovrebbe solo spostare dei cartoni da un posto all'altro usa il cellulare per collegarsi alla rete aziendale, ha avuto la password perché è amico di quell'altro, che ce l'ha perché ha il diritto di averla e fa danno. Fa danno. Questo è importante. Punto 2. Regolamentare l'uso di internet, non lasciare che in azienda accada quello che accade, o non lasciare che accada quello che può accadere senza interessarsene, non girarsi dall'altra parte, cioè i dipendenti possono e i dipendenti non possono, è meno deleterio dire potete e prendere delle contromisure che dire non potete e sapere che comunque lo fanno, perché non è una questione di rapporti personali o di rapporti aziendali, è un rischio per l'azienda e ci sarà, perché poi se il dipendente fa la pausa dentro l'ufficio è il matematico che utilizzerà internet. E qui posso dire c'è. Poi c'è una cosa importante, siamo ignoranti di queste cose, si è venuto a creare una cosa che ho battezzato questa notte verso le 2, effetto Valanga. C'è una cosa bruttissima che spero che tutti quelli che usciranno da questo dipartimento combatteranno con tutte le loro forze, cioè la negligenza. Le aziende fuori lavorano male, questo bisogna saperlo. Piaga mortale tra le aziende che fanno informatica, lavorano male. Io ho clienti che non sono stati avvertiti della falla su Internet Explorer, da aziende che gli forniscono tutto il panorama informatico. Come fai a non avvertire che esce una vulnerabilità di quella portata? Va bene, al di là di questo mi risento, adesso vedrete lì a finestra nel prossimo due slide. Nel mondo dell'informatica i concetti di contratto e responsabilità non esistono, questa è un'altra cosa importante. Lavoro male, ma tanto siamo abituati a comprare software as is. Visto, piaciuto, se non funziona, fai tuoi, l'ho comprato, mi piaceva. E questa è una cosa che va bene, poteva andare bene negli anni 80, anche nei 90. Con internet non va più bene. Cioè, se c'è una vulnerabilità di sicurezza, chi compra un software deve esigere che venga sistemata. E secondo me, anche gratuitamente. Tra le altre cose,
Se vi sto piaciuto, vuol dire anche, se vuoi che te lo sistemi, c'è un costo aggiuntivo. Ma non diamolo per scontato, perché spesso la vulnerabilità di sicurezza non viene percepita dall'azienda che produce il software come un problema da risolvere. Io il software l'ho già venduto e mi interessa di cambiare l'interfaccia grafica, non l'interfaccia come massimo di quella di cui parla un corso lì. Per fare due esempi, volevo fare un esempio e parlare male dell'INSEEL. Però ho pensato, questa conferenza la devo portare un po' di qua, poi là, non parleremo dell'INSEEL. Vi faccio vedere però un test, un penetration test che ho fatto. Non so, F11, scusa, corre questo. È un penetration test che ho fatto su, su un dispositivo. Questa qua. Che cura la sicurezza fisica di un impianto, al di là di quale sia l'impianto o cosa ci stia dentro. Ovvero, questo dispositivo ingloba un software, che è questo, che permette di configurarlo anche creando gli utenti. L'azienda che fa questo dispositivo chiaramente si interessa di elettronica. Ha fatto questo dispositivo, lo vedrete, ho fatto delle foto. Non sa nulla di informatica, può andare anche bene, adesso arriviamo a lui. Trovato, ho fatto una scansione sulla rete, ho trovato questo. Vabbè, vediamo come va, se va bene. Ho usato la vulnerabilità numero 1 della sicurezza delle applicazioni web. Questa mia figlia la conosce. Questa si chiama SQL Injection. Al di là di come funziona, cosa fa, è la numero 1, cioè non ce n'è un'altra prima, non so come dirlo, è la più pericolosa, è la più conosciuta e chiunque faccia un'interfaccia web per qualunque cosa dovrebbe conoscere. Beh, chiaramente sono entrato, non so se si vede da sotto, l'utente è un injection, quello che ho inserito. Purtroppo queste slide le ho fatte tempo fa per un altro seminario sulla sicurezza delle applicazioni web, quindi il nome utente non è Pippo. Ma è A1 injection, perché A1 è la vulnerabilità numero 1, injection. Bene, entrato dentro il dispositivo, io ho potuto fare tutto. Per esempio qui, abilitazione degli utenti nei terminali dell'impianto, io ho potuto vedere tutti gli utenti che c'erano, vabbè, banalità queste. Ho potuto fare un backup del sistema e avere quindi tutte le informazioni, non ve lo potuto tutto far vedere perché è aperto con un editor esadecimale, si vedeva tutto, erano tutte informazioni, avrei dovuto fare tutto nero, quindi interessante. Comunque ho fatto un backup del sistema e poi ho aggiunto utenti, mi sembrava minimo, mi faccio un utente così non devo butta mai caso che sistemino la SQL injection al login, ho il mio utente, posso entrare quando voglio, lo creo come manutentore in maniera tale da poter fare quello che mi pare e qui si vede che vabbè, si vede, adesso io già lo conosco, insomma, il 26 aprile 2013 ho inserito questo. Qui mi sono brillati gli occhi perché in realtà è stato bellissimo, non sapevo che si potesse fare. Modifica delle impostazioni relative ai terminali presenti nell'impianto. Un terminale, per questo affare qua, è un varco, è un cancello o una porta. Io ho potuto inviare un segnale, un comando di accesso consentito a un varco. E quindi cosa è successo? Mi si è aperto il cancello. È stato meraviglioso perché sono potuto entrare, ho potuto fare un giro, ho potuto identificare quello che mi sembrava il posto più idoneo per mettere questo apparecchio, certamente era un dispositivo embedded che faceva questa cosa, perché se il cancello te lo fa la ditta XY da qualche parte, siccome ce lo mettono al logo, da qualche parte troverai una scatola così dove c'è lo stesso logo e dentro c'è quello che controlla il cancello. E invece c'era la serratura, ma no, picking non sa fare nessuno. Sopra ho cancellato il logo di chi ha fatto il cancello e quello è stato l'elemento determinante. Questa è una questione di sicurezza fisica dell'impianto. Se avessero chiamato uno che fa il mio lavoro, gli avrei detto subito quel logo non deve stare lì, lo dovete togliere, perché lì si capisce che c'è qualcosa che comanda il cancello. Aperta la scatola, dentro c'era questa roba qua e non so neanche cosa siano queste due cose, neanche mi interessa. In realtà quello che è questo è un microcomputer, che poi alla fine
un cavo, semplicemente un cavo di rete e un altro connettore con cui il collega parla con i cancelli che è tutto qua. Evocativo è stato quando ho presentato il report di questo penetration test per vedere all'azienda che la loro sicurezza fisica, cioè io sono entrato dentro il loro perimetro, credo sarei potuto entrare anche nelle altre porte, era in mano mia, in tutti i sensi. Bene, cosa ha fatto Andrea? Signori, è grave! State attenti, ho scritto a chi sviluppava questa cosa. Nell'ambito di un penetration test presso il nostro cliente della vostra finale siamo imbattuti nel vostro prodotto per il controllo degli accessi, rilevando diverse vulnerabilità applicative di sistema dell'interfaccia di cellulare. Ma chiaramente volevo vendere una consulenza sul mio lavoro. Comunque ho potuto fare tutto. Ecco quello che vi ho scritto. Risposta? Mai avuto. A proposito di negligenza. Si rompe il primo dispositivo, lo sostituisco, non so se vedete che l'interfaccia è diversa, c'è cioè una grafica diversa. Mi chiamano per un retest e io dico, vabbè, si vede che hanno ricevuto la mail, hanno pensato, facciamo da noi un cliente, no, che non ho preso. Bene, il primo test era di aprile dell'anno scorso, questo è di quest'anno. Questa è stata me. Signori, in seguito alla sostituzione della parete, ho fatto inoltre, poi ho tolto FVP dalla. In seguito alla sostituzione dell'apparecchio per un guasto tecnico, siamo stati chiamati per fare per ritestare la problematica e l'abbiamo riscontrata anche nella versione della programma. 10 aprile, nessuna risposta. Questo è come siamo messi in Italia adesso. E tra l'altro, se fai notare queste cose, sei un seccatore. Io devo fare il mio business, io non devo pagare uno che mi faccia questa cosa bene. Io devo prendere i soldi da chi la vende, punto. Io devo aprire i cancelli, non mi interessa. Se siete sorpresi, sappiate che io non lo sono, come vi dicevo. Ce ne sono tante e devo chiudere. Devono lasciare spazio a chi esce dai dipartimenti di matematica e informatica. Questa è brutalmente pubblicitaria, ma è una cosa che bisogna sapere. Le aziende lavorano male perché noi non ne sappiamo niente. Le aziende che fanno informatica lavorano male perché le aziende, chi dirige le aziende, che compra da queste non ne sa niente. Ma poi di chi è la responsabilità quando succede qualcosa? Qui ho voluto premere sul 196-2003, che è la legge sulla privacy, che benché molti dicano che è solo una seccatura e una stupidaggine, secondo me è una cosa molto giusta invece. Posso argomentare, ma prevedo. Allora, chi tratta i dati deve dimostrare di aver posto in essere tutte le misure di sicurezza adeguate per proteggerli. Questo è il cuore della 196-2003 in Italia. Tra l'altro non solo in Italia. Se noi scegliamo, se l'azienda sceglie un fornitore che non dà alcuna garanzia, cioè che il software as is, se poi non funziona sono affari tuoi, non credo che questa possa essere una grande argomentazione per l'azienda qualora i dati vengano rubati e garante vada a indagare su queste cose. Questa è una cosa piuttosto interessante. Pochi sanno che la mancata adozione delle misure di sicurezza prevede l'arresto fino a 2 anni, che chiaramente non viene mai fatto, però una media da 10.000-50.000 euro. Però l'azienda che fornisce il software non può essere perseguita. Non è trasferibile questa responsabilità. Questa non, ne ho parlato con l'avvocato Stefano Mele, che è un grande avvocato in Italia, si interessa di queste cose, qualche giorno fa, e mi diceva proprio che questa responsabilità non la può trasferire l'amministratore delegato, che è responsabile poi, non la può trasferire sull'azienda che fa il lavoro senza dargli garanzie o comunque male, perché la sua responsabilità è assicurarsi che questa azienda il lavoro lo faccia bene. Però non esiste neanche una legislatura che gli imponga di fare bene il suo lavoro, come c'è in altri ambiti. No, infatti la responsabilità resta all'amministratore delegato che si è fatto rubare, dell'azienda che si fa rubare i dati, che verserà 10.000 euro una multa minima. Comunque la somma di tutte le multe ambiente può arrivare fino a 120, in realtà può essere molto fastidioso. Concludo
dicendo che non serve neanche che ruba il rubino i dati, ma è sufficiente che passi il nucleo privacy della Guardia di Finanza, che esiste, è operativo e molto, molto attivo su queste cose, guarda caso. Bene. Questo è un errore. Sarebbe dovuto partire da qui, perché queste qua le avevamo già viste, no? Fare formazione del personale e regolamentare le aziende. Da questo si arriva ad altre cose che per le aziende sono arabo, sono cose assurde, impossibili, perché poi quando io vado a dire queste cose ai miei clienti, vado anche a minare i rapporti che i miei clienti hanno con fornitori che hanno da tempo più lungo di me. Però è importante per la loro tutela saper dire anche queste cose qui. Se qualcuno ti dà un software, tu gli devi richiedere specifiche garanzie di sicurezza su quel software o su quel sistema. Inoltre, il fornitore si deve assumere esplicitamente responsabilità quando fornisce qualcosa ad un'azienda. Questa è una cosa importante ed è una cosa che è normale per la quasi totalità di quello che entra dentro le aziende italiane. Per il software no. Non c'è una normativa ISO per la sicurezza del software? 27.000? No, la prima del 27.000 sì. Però non c'è una legge che obblighi, per esempio, cioè, anche lo stesso security test, il methodology manual, cioè gli spiega come testare qualunque cosa, la sicurezza di qualunque cosa, ma non esiste una legge che dica, per esempio, per andare lontani dal Friuli sparando su Insiel, che dica prima di dare una procedura alla pubblica amministrazione o qualunque ente statale o parastatale deve aver subito questi test. Quindi esiste. C'è una carenza. C'è una grave carenza normativa, secondo me. Ma io sto parlando delle aziende. Cioè, secondo me, lo Stato italiano adesso ha fatto una bellissima cyber security strategy e penso che porterà qualcosa tra 10-20 anni. Ma i problemi di cui vi ho parlato oggi, siccome si sa poco, ma oltre il 50% del traffico internet è traffico malevolo fatto da bot che stanno ormai prendendo il controllo di qualunque tipo di dato che sta passando, qua non si agisce in 3-4 anni, oppure potrebbe essere troppo tardi, non voglio fare terrorismo psicologico, ma anche per questo io mi attivo molto. Io credo che la prossima generazione non possa prendersi il lusso che si è presa la nostra, disinteressandosi di queste cose che stavano arrivando, che adesso sono importanti. Cioè, il cyberspazio è una cosa importante, è un nuovo dominio per la guerra mondiale. Terra, acqua, aria, spazio, sempre spazio. Gli Stati Uniti hanno dichiarato se ci attaccate al adesso non voglio dire cose sbagliate, Medio Oriente, attaccateci ancora, potremmo decidere di rispondere ai vostri attacchi informatici con i missili. Non stiamo parlando di cose che non esistono. A livello legislativo la vedo difficile, anche perché sì, chi fa le leggi sono persone che molto spesso non hanno nessun'idea di che cosa siano queste cose. Sono così. Hanno dei validissimi consulenti, sì. Io ne conosco tanti consulenti per il governo italiano. Sono... Perché la burocrazia è lenta. Sono... Sì, è una questione di lungaggini, lentaggini. Ad esempio abbiamo un CERT in Italia che è pronto per funzionare. Scusate adesso per chi non sa cosa sia un CERT. È pronto, funziona, è in piedi. Ed è una questione burocratica la sua attivazione. È anche un, secondo me, un problema culturale. Per anni il software è stato fatto nelle cantine, ma la gente che si è un po' improvvisata. Ma vanno benissimo, anche quei software lì possono funzionare benissimo. Sì, però manca una cultura di base. E io vedo nelle aziende, quando devono investire anche sui ragazzi che escono dall'università, preferiscono magari spendere meno e tralasciare questi aspetti. E lì, secondo me, dovrebbe essere da una parte il legislatore che spinge un po' di più su questi ambiti, ma dall'altra ci vuole una cultura che si deve diffondere. Il problema non è tecnologico, ma quello sono contento anche io. Contrattualizzare la modalità di fornitura delle patch di sicurezza, cioè se c'è un problema di sicurezza non è che mi puoi dire che per te non è un problema. Se io ti dimostro che c'è, tu lo devi aggiornare e dal mio punto di vista dovrebbe essere gratis. E con questo concludo.
siccome è una catena, tutti sono interconnessi, bisogna far sì che le aziende richiedano, cioè le aziende che si comportano in questo modo più responsabile, richiedano ai loro fornitori di fare lo stesso. Questo è un punto chiave, perché in questo modo si passa tutta la catena e si arriva ad una soluzione di sicurezza ottimale, diciamo, che può portare a qualcosa. Io ho finito, è stata lunghissima, mi siete annoiati molto. No.